A proposito di calcio pugliese, calcio di casa nostra, Vito Tisci, il presidente del comitato regionale pugliese della FIGC, si candida alla prestigiosa poltrona nazionale della Lega Nazionale Dilettanti. Lo abbiamo anticipato anche nei nostri titoli. Dopo l'elezione di Tavecchio alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, infatti, è necessaria una nuova guida alla LND per coprire il posto lasciato vacante dall'attuale numero 1 del calcio italiano. Vito Tisci ha deciso di scendere in campo e l'espressione è quanto mai opportuna, visto che parliamo di calcio, mettendo a disposizione del Movimento Dilettantistico Nazionale la sua esperienza maturata in tanti anni, prima da segretario, poi alla guida del Comitato regionale. Ma abbiamo il piacere di avere al telefono proprio il presidente Vito Tisci. Pronto, presidente? Sì, ciao, buongiorno a tutti, cari spettatori. Buongiorno, presidente. Allora, è una notizia che bella da un lato, brutta dall'altro. Bella perché fa piacere e inorgoglisce naturalmente tutti i pugliesi sapere di un possibile candidato, di un candidato pugliese che potrebbe ricoprire una poltrona così prestigiosa. Triste perché si perde una figura importantissima, fondamentale direi per il movimento pugliese. E allora oggi c'è stata la formalizzazione di questa candidatura. Quali saranno le linee programmatiche di Vito Tisci a Roma? Sì, ti ringrazio, sì, è una notizia bella per il sud, per la Puglia, perché è la prima volta che un candidato del sud si candida per la Presidente della Lega, che ha sempre avuto Presidente dell'area centro e dell'area nord. Oggi è stata la presentazione ufficiale su una conferenza stampa. Non è una notizia brutta quella che ho io, perché nessuno è indispensabile, sono uomini che possono fare anche meglio di me in Puglia, perché sono cresciuti con me, sono stati sempre a stretto contatto. Oggi ho presentato brevemente alcuni punti del programma che fanno riferimento al bingo dei calciatori, alla presenza sul territorio regionale, nazionale, per monitorare le problematiche di ogni comitato regionale, la prevenzione medica, l'impiantistica sportiva, la riforma dei campionati, l'utilizzo dei giovani, la revisione dell'attività delle rappresentative. Oggi ho parlato di tanti punti all'ordine del mio programma, che però sarà ancora ultimato, sarà questo un accenno sulle linee, diciamo, programmate il mio mandato, un mandato che ha 15 mesi, 16 mesi, non ho un mandato di 4 anni, in quanto entra nel corso del quadriennio, per cui c'è da lavorare subito e in tempi brevi. Le prossime mosse quali saranno quando ci sarà Ma da eventualmente? oggi che parto la campagna elettorale inizierò le alleanze con le altre regioni per cercare di allargare il consenso, perché ci vuole il minimo 9 comitati regionali per presentare la candidatura. Mi confronterò con gli altri miei avversari in una campagna elettorale senz'altro l'insegno del rispetto e della lealtà. E le squadre dilettantistiche in eccellenza in promozione c'è anche l'obbligo di utilizzare giovani, si parla tanto, no? Dei vivai, dei giovani, è questa la Ringrazio. strada che poi, la strada maestra per poi far crescere anche le nostre nazionali. Altrimenti non andiamo su una parte, bisogna puntare, dobbiamo cambiare la cultura, dobbiamo far divertire i giovani, non dobbiamo già nei giovani, nei campionati, diciamo le fasce più basse, mettere un elevato agonismo, la vittoria a tutti i costi. Bisogna anche far perdere i ragazzini e bisogna farli crescere. Nella nostra società devono finire nei dilettanti, eccellente promozione, prendere giocatori ex professionisti, ma devono puntare sui giovani, soprattutto i giovani curati nei loro vivai. Abbiamo prima proposto un servizio sull'avvio dei campionati di eccellenza e promozione. Che dire di questi tornei che stanno per Ma cominciare? ancora una volta il campionato eccellenza nostro è fra i migliori dal punto di vista tecnico in ambito nazionale. Ci sono squadre che hanno un passato di C, un passato di D, per cui hanno allestito squadre competitive, sarà senz'altro avvincente. Vedo tanto interesse fra gli addetti di lavoro, ma soprattutto vedo già dalle prime partite di Coppa Italia campi con numerosi spettatori. Questo vuol dire che il calcio è vivo, riesce ancora ad aggregare. Bene, allora in bocca al lupo a Vito Tisci, che Grazie con la sua bravura, la a voi. sua esperienza sicuramente porterà alto il blasone della Puglia anche a Roma. Gli auguriamo naturalmente di riuscire in questo bellissimo traguardo. Grazie, Presidente, in Grazie a bocca voi, al lupo. grazie Avremo buona modo giornata. naturalmente di Grazie. risentirci nei prossimi mesi.